Excelsior, il gran ballo dell'Expo. Dicevo prima, un libro che più attuale di questo non si può. Io lascio subito la parola ai protagonisti e vi auguro ancora una buona presentazione al Passaggi Festival. Grazie, grazie a voi di avermi dato l'opportunità di conoscere un luogo che non conoscevo d'Italia, una città bellissima come Fano. E Excelsior. Beh, Excelsior è un libro che vuol raccontare un caso italiano emblematico, racconta storia, miracoli e malaffare del momento, diciamo, dell'evento del momento, e cioè Expo 2015. Però facendo questo racconta un pezzo d'Italia, un pezzo di storia italiana, perché la storia di Expo 2015 è un caso proprio che dovrebbe essere studiato di come si fanno nel nostro paese i grandi eventi. Ecco, già il fatto che esista questa dizione, grandi eventi. Ci sono le grandi opere, ci sono nel nostro paese alcuni avvenimenti, alcuni lavori, alcuni eventi per l'appunto, che vengono fatti con regole particolari, che sono le stesse, queste regole, che vengono adottate nel caso delle sciagure naturali. Avete presente il terremoto? Avete presente, la ricostruzione dopo un terremoto? Oppure la ricostruzione dopo un'alluvione? Ecco, in quel caso, siccome siamo di fronte ad una emergenza, nel nostro paese scattano delle regole particolari, anzi, in verità, scatta il fatto che le regole vengono azzerate. Perché? Perché bisogna fare in fretta, perché ci sono i senza tetto, perché ci sono morti e feriti, perché ci sono intere città da ricostruire. Poi lasciamo stare se poi vengono ricostruite oppure no, se i centri storici terremotati dopo anni sono nella stessa situazione di un momento dopo il terremoto oppure no, ma insomma non guardiamo i risultati, guardiamo la procedura. Ecco, ci sono delle sciagure, scattano l'abbattimento delle regole in nome della emergenza. In sé avrebbe senso. Sciagura, emergenza, abbassamento delle soglie di controllo, perché bisogna far in fretta, bisogna far presto per realizzare. Il problema è che già in questi casi, no, potremmo fare la storia dei terremoti e delle alluvioni italiane e vedere cosa non è stato fatto. Ma ci sono poi degli eventi dove non c'è neanche la scusa del fatto che è successa una cosa che da un momento all'altro bisogna risolvere. Allora, ci sono alcune cose che hanno nel nome il tempo della loro realizzazione. Expo a Milano si chiama Expo Milano 2015. Quando hanno cominciato a pensarci, cioè nel 2007-2008, già sapevano perfettamente che Expo si doveva fare e si doveva inaugurare entro il 1° maggio del 2015, perché si chiama Expo 2015. No, invece che cosa succede? Succede che sembra che appunto, oddio, c'è successa una cosa tra capo e collo, un'invasione di cavallette, come dobbiamo fare? Dobbiamo fare in fretta perché abbiamo perso molti anni senza far nulla e negli ultimi mesi dobbiamo realizzare tutto. E allora certo, bisogna abbattere le regole, cancellare 100 norme del codice degli appalti, perché bisogna
riuscire ad arrivare in tempo e aprire Expo per il primo maggio 2015. Eppure, quando l'hanno vinto, quando hanno partecipato alla gara per vincere Expo nel 2007, già sapevano che sarebbe stato la data d'apertura, sarebbe stata il primo maggio 2015. Quando hanno vinto, quando Milano ha vinto contro Smirne la candidatura, già si sapeva che Expo, appunto, è Expo Milano 2015. Eppure, cosa è successo? È successo che il libro è diviso in tre parti, che sono le tre parti di questa grande scena dell'Expo di Milano. La prima parte è un triennio che va dal 2008 al 2011, in cui si sa benissimo, Milano vince, si sa benissimo cosa si deve fare e per quando bisogna riuscire a finirlo. Ciò nonostante, non si muove una foglia. Tra il 2008, vittoria di Milano, al 2011 non viene neanche indetta una sola gara per far nulla. Che cosa succede in questi anni? Succede che la politica litiga per chi comanda. Questo è il primo tempo di Expo. Tre anni buttati a litigare per chi deve avere le mani sull'Expo. Poi c'è il secondo tempo. Nel 2011 ci si rende conto che o si comincia oppure veramente si fa un Expo flop, una figuraccia mondiale, e allora finalmente viene indetta la prima gara nell'agosto, se non ricordo male, del 2011. Allora hai qualche tempo dal 2011 al 2015 per realizzare tutto, ma siccome sei in ritardo perché hai perso tre anni a litigare su chi comanda, allora devi appunto dire: ragazzi, qui non facciamo in tempo, è una cosa grossa, bisogna costruire un mucchio di cose, ci sono tanti soldi, come li utilizziamo? All'inizio si parlava di 15 miliardi di euro, 11 miliardi di opere connesse, strade, autostrade, treni, bretelle, eccetera, e 4 miliardi per realizzare il Expo vero e proprio, il sito. In realtà poi saranno un po' di meno, ecco, perché poi la crisi si è fatta sentire e qui soldi da buttare non ce n'erano, o perlomeno ce n'erano meno di quanti si sperava all'inizio, quindi 15 milioni a consuntivo saranno un po' meno. Ma questi soldi vanno impiegati, allora secondo tempo, via di corsa per fare in emergenza, appunto, Expo, grande opera, viene trasformata in una ricostruzione del dopo terremoto, in una cosa che va fatta in emergenza perché bisogna correre. La corsa è stata fatta, noi l'abbiamo vissuta, diciamo, giorno per giorno, gli ultimi giorni, le ultime settimane, perché abbiamo visto quante cose poi alla fine, veramente c'è stata, negli ultimi mesi c'è stato un impazzimento, cioè quel cantiere lì lavorava giorno e notte, con il doppio degli operai che erano previsti che potessero lavorarci dentro, perché bisognava ad ogni costo finire. In realtà poi siamo andati a vedere il primo giorno, non è che tutto fosse finito, ma ormai questo è superato. In realtà l'ultimo padiglione è stato inaugurato pochi giorni fa, quindi con più di un mese di ritardo, e se vai in giro trovi ancora qualche zona non finita. Però piccole polemiche, ormai il grande evento è stato aperto, la grande occasione per far ripartire Milano e addirittura l'Italia è pronta, c'è, è in corsa. Qui io devo subito dire che noi non abbiamo fatto un libro contro Expo, noi non siamo No Expo. Esiste un movimento No Expo che manifesta a volte alcune parti di questo movimento anche in maniera violenta, lo abbiamo visto a Milano proprio il giorno del primo maggio. Noi francamente, quando ci dicono: ma perché ce l'avete con Expo? Ma noi non ce l'abbiamo con Expo, noi semplicemente abbiamo voluto raccontare un grande caso italiano,
una grande storia, la storia di un grande affare italiano in cui sono girati e continuano a girare parecchi milioni di euro, e l'abbiamo voluto raccontare e purtroppo ci hanno disegnato così, cioè siamo giornalisti e quindi dobbiamo guardare le cose che non vanno. Per guardare le cose che vanno bene bastano gli intrattenitori, bastano i cani da compagnia, no? E i giornalisti devono essere cani da guardia e quindi devono guardare alle cose che non vanno. Devo dire, non abbiamo fatto gran fatica, perché veramente dove ti giri trovi cose che non vanno. E quindi il libro è costruito in questa maniera: la prima fase, i politici che litigano tra di loro per la gestione dei soldi di Expo; la seconda fase, la costruzione di Expo con tutte le cose all'italiana che vengono fatte, quindi con infiltrazioni mafiose. Pensate, sono 70 le aziende che vengono espulse dal prefetto, dai cantieri di Expo, perché conniventi, collegate con gruppi criminali, soprattutto dell'Andrangheta, 70. 18 sono le persone che sono state arrestate per corruzione sostanzialmente, per questioni inerenti agli appalti di Expo. Tutte e 5 i grandi appalti di Expo sono stati oggetto di indagini della magistratura, alcuni sono ancora sotto indagine perché appunto sono stati fatti con sospetti, ma qualcosa di più di sospetti, perché in alcuni casi addirittura ci sono già stati patteggiamenti e i processi, la storia processuale è già finita, quindi già si può dire che c'è stata corruzione, gare truccate in Expo. Tutte e 5 le grandi gare, i più grandi appalti di Expo sono stati appunto messi sotto l'attenzione della magistratura e appunto messi con anche alcune soluzioni piuttosto pesanti, tipo appunto manette, arresti, condanne. E poi ci sono le cose che non funzionano, cioè queste sono un po' le eccezioni. La mafia e la corruzione sono le grandi eccezioni, purtroppo abbastanza diffuse in questa storia. Ma oltre a questo c'è poi la normalità, una normalità fatta di tante piccole cose, di tanti piccoli appalti sbagliati, malfatti. Abbiamo raccontato l'altro giorno, purtroppo il libro, cioè questo libro andrebbe già aggiornato, bisognerebbe fare Excelsior 2, perché praticamente quasi tutti i giorni sul Fatto Quotidiano abbiamo un capitolo nuovo da aggiungere. Oggi è uscito, sì, quello di Farinetti, è uscito oggi o ieri? Sì, no, oggi, avendolo scritto ieri. E cioè il fatto che l'autorità, proprio sul giornale, sul Fatto Quotidiano di oggi, abbiamo raccontato che l'autorità nazionale anticorruzione, quella di Raffaele Cantone, ha bocciato uno degli appalti simbolo di Expo, quelli dei ristoranti, cioè è l'Expo del cibo e quindi il cibo è il cuore di questo Expo. Ebbene, ha bocciato la scelta di Expo di affidare a Oscar Farinetti senza gara la gestione di quello che Farinetti stesso dice è il più grande ristorante del mondo, 8.000 metri quadrati, 20 ristoranti regionali riuniti con 120 cuochi o comunque ristoratori che si avvicendano settimana dopo settimana nei 6 mesi di Expo per offrire un'offerta a chi va in Expo, italiani o stranieri che siano, per far vedere qual è l'eccellenza del cibo italiano. Quindi sono i migliori ristoratori che vengono da tutta Italia, che una settimana a turno stanno lì e offrono appunto una degustazione di quali sono le meraviglie del cibo italiano. Cosa meravigliosa, non abbiamo nulla da eccepire. Peccato che tutto ciò è stato fatto senza gara e quindi se, diciamo, al di fuori dalle regole, e allora Cantone dice qui attenzione, non va bene. Adesso non so come si farà, perché ormai la cosa è fatta, ormai se voi andate a Expo, noi ci siamo andati e abbiamo anche mangiato in questi ristoranti, non è che puoi smontare e mandare a casa tutti, però insomma
c'è anche in questo caso cose che non funzionano. Un altro piccolo esempio di cose normali, non la mafia, non la corruzione, non la tangente, ma la piccola normalità mal gestita. Il merchandising. Sapete cos'è il merchandising? Le magliette, i pupazzi, le t-shirt, le felpe con marchiate Expo. Se voi andate in qualunque grande iniziativa c'è la maglietta, anche voi avete la maglietta di Passaggi Festival, no? Ecco, la t-shirt. Ecco, anche Expo avrebbe dovuto averli, avrebbe dovuto. Perché? Perché hanno fatto una gara, hanno sbagliato la gestione della gara. Quindi la seconda arrivata, cioè Coin, ha fatto ricorso al TAR contro la prima, che era Rinascente, ha vinto. Perché? Perché la gara era stata fatta male da quei geni di manager di Expo, che peraltro guadagnano 340 mila euro l'anno, quindi voglio dire, non è che sono manager di peso, almeno direi dallo stipendio. Gara malfatta. E quindi cosa è successo? È successo che appunto viene cancellata la gara, alla fine il secondo vince, però nel frattempo Expo è già partito e quindi il merchandising e quindi Expo è partito senza merchandising. C'era all'inizio del decumano di questo lungo viale su cui si affacciano tutti i padiglioni nazionali, c'era un camouflage bianco, cioè una tela bianca che copriva il niente dietro. Perché? Perché non c'era ancora pronto il padiglione del merchandising. Finalmente, un mese agli inizi di giugno, con un mese di ritardo, correndo, Coin ce l'ha fatta, ha aperto questo padiglione, però nel frattempo ha perso un mese su sei, con un budget più o meno di 6 milioni di euro. Vuol dire che un sesto è già stato perso e quindi un milione perso. Vabbè, sono piccole cose, no, che dimostrano. E il nostro mestiere è questo. Dice, ma guardate solo le cose brutte. No, a Expo ci sono un mucchio di cose belle, se volete poi dopo ve le diciamo anche. Però il nostro mestiere è quello di raccontare ciò che non funziona. E ahimè, temo che non sia un caso, cioè il caso Expo non è una cosa lì nata sulle nuvole, è un esempio di come in Italia si fanno le cose, di come in Italia la politica e gli affari si intrecciano e di come i grandi manager che lavorano in queste grandi partite non riescono a lavorare bene. Io mi fermo qui, passo la parola subito a Marco Maroni, che vi dirà un'altra faccia di Expo, perché l'Expo ha un tema, giusto? Sì, buonasera. Allora, mi riaggancio un po' al discorso di Gianni sul Expo sì, Expo no, Expo ottimisti, Expo pessimisti. Allora, secondo me bisogna distinguere due piani del problema. L'uno è l'inclinazione personale. A qualcuno può piacere l'Expo come tipo di evento, a qualcuno no. Per esempio a me non piace, come non mi piace, che so, Miss Italia, la trovo una cosa arretrata, volgare, però a qualcuno può piacere e ci mancherebbe che insomma ci fosse qualcuno che decide cosa va bene e cosa va no. Il problema è che questo Expo, come è stato organizzato, come è stato pensato e come è stato condotto, è un po', secondo noi e secondo quello che si trova nel libro, un po' un emblema di quello che non va bene in Italia, ma con delle caratteristiche molto particolari. E una delle più, secondo me, una delle più importanti, di cui si è parlato abbastanza poco ma molto significativa, è proprio quella che ha a che fare con il tema. Ci sono grandi opere in Italia, in quasi tutte le grandi opere si è scoperto, si scopre dal Mose, le strade, eccetera, ci sono episodi di corruzione, malaffare, clientelismo, eccetera. L'Expo ha anche un altro aspetto, ed è quello che per fare questo grande evento il comitato italiano ha escogitato un tema che era nutrire il pianeta, energia per la vita. È un tema molto importante,
quello della nutrizione è uno dei temi più importanti del pianeta, coinvolge problemi come appunto la fame nel mondo, la sostenibilità, l'agricoltura è uno dei principali, è una delle principali cause di inquinamento del pianeta. Ci sono 800 milioni di persone che soffrono la fame e ce ne sono 1,2 miliardi che hanno problemi, diciamo, medici di obesità, quindi il tema è molto importante. E naturalmente questo tema è piaciuto quando è stato presentato al BIE, che è l'organismo internazionale che deve assegnare gli eventi, gli Expo ogni 5 anni, gli Expo universali, ed è quindi stato accettato e all'inizio si è fatta molta retorica, molta propaganda su questo tema. E c'è un caso che secondo noi, lo abbiamo riportato nel libro, è molto emblematico di come poi in realtà siano andate le cose. Questo caso è una fondazione che si chiama Alliance for Africa. Prima di vincere a Parigi, era in competizione con Smirne Turchia, prima di vincere l'assegnazione Milano, la Moratti, che era il sindaco di allora di Milano, e Diana Bracco, che era nel comitato Milano per Expo, e la regione Lombardia con Formigoni, annunciarono in pompa magna, con grande spendio di mezzi e di persone, la nascita di questa fondazione che avrebbe dovuto affrontare con grandi mezzi il problema, insomma, affrontare alcuni dei problemi dei paesi africani per quanto riguarda le buone pratiche agricole, la cooperazione, la nutrizione, eccetera. E fu anche annunciata, insieme agli annunci ci fu anche un grande concerto a Milano, in un grande teatro in cui arrivarono addirittura Bob Geldof, che è una famosa rockstar che si occupa di solidarietà e raccolta fondi, con Gino Paoli, e insomma una cosa annunciata in pompa magna. A questa fondazione si annunciò che sarebbero dovuti andare fondi tra i 10 e i 100 milioni di euro per promuovere appunto iniziative e bandi che avrebbero avuto un impatto sui problemi agricoli di alcuni paesi africani. Bene, e va notato che questo annuncio fu dato poche settimane prima, anzi un mese e mezzo prima di andare al BIE, dove tutti i paesi, compresi i paesi africani, cioè indipendentemente dalla popolazione, dal reddito, eccetera, votano per assegnare, quindi può essere letto anche molto in questa chiave questa cosa. Insomma, poi si arrivò al BIE, si vinse l'assegnazione dell'Expo e nel frattempo si vinse l'assegnazione dell'Expo e di questa fondazione non si seppe quasi più nulla. In totale si raccolsero 80 di bandi per la cooperazione da varie associazioni e iniziative, e di iniziative concrete che si fecero fu soltanto la ristrutturazione di una scuola ad Accra, in Ghana, per un corrispettivo di 200.000 euro. Nel 2011 la fondazione Alliance for Africa fu chiusa, perché a quel punto le priorità e i problemi erano diventati altri, erano diventati spartirsi le poltrone, tenere la chiave della cassa, acquistare i terreni, prenderli incomodato, acquistarli, requisirli, eccetera. Questa è secondo noi una vicenda piuttosto emblematica di come sia stato trattato questo tema. Alla fine è stato trattato ed è ancora trattato, secondo noi, un po' come un'incombenza della quale, siccome si è dato l'annuncio, ci si è puntato, si è dato il titolo al tema, non ci si può sottrarre. Ma le iniziative a cui noi pure alcune abbiamo partecipato, che riguardano questi temi, sono veramente un po' scarse, un po' misere e non sicuramente all'altezza di quello che doveva essere questo evento planetario sui temi della nutrizione, della fame, eccetera. Alla fine in Expo chi va lì sul tema della nutrizione quello che trova è la soddisfazione gastronomica, insomma la più elementare delle soddisfazioni umane, i grandi marchi da Ferrero a San Pellegrino a appunto Italy di Farinetti eccetera, ma sul problema della nutrizione, della sostenibilità e della fame nel mondo si è fatto molto poco. Insomma, questo è forse uno degli aspetti più tristi dell'Expo, perché la corruzione, il malaffare, il clientelismo, l'inefficienza sono in Italia purtroppo diffuse in gran parte delle opere che si fanno con i fondi pubblici, ma questa strumentalizzazione del tema è stato un aspetto veramente poco, uno dei più criticabili, ecco, uno dei più criticabili. Come un altro aspetto criticabile, secondo noi, e di cui forse si è parlato troppo poco, è quello del lavoro.
Expo è riuscita a trovare centinaia di milioni, nel libro ci sono esempi ma alcuni fanno sorridere, insomma ci si indigna ma fanno anche sorridere, è riuscita a trovare centinaia di milioni per qualsiasi tipo di iniziativa, da festival religiosi itineranti a manifestazioni, eventi ma in cui non ha partecipato neanche nessuno, ma proprio si è studiato il modo di distribuire tra amici e clienti i soldi, ma non è riuscita a trovare i soldi per remunerare un minimo quei 15.000 giovani e anche non giovani volontari che si avvicenderanno nei 6 mesi della manifestazione. Questo è un altro aspetto, secondo me, abbastanza triste, poi alla fine, abbastanza triste. E, peraltro Expo è un'impresa, è la più grossa impresa commerciale che si sia fatta a Milano e in Lombardia negli ultimi decenni, quindi non è un evento di beneficenza che può giustificare dei volontari, no, è un'impresa commerciale con un suo bilancio, con dei soci, e quindi insomma questi sono gli aspetti, oltre al malaffare puro e a tutto quello che ne è legato, sono gli aspetti che descrivono questo evento secondo noi come un po' forse un'occasione mancata. Vi dicevo che il libro è costruito in 3 parti che seguono le 3 fasi di Expo. Vi ho detto le prime 2, non vi ho detto la terza, ve la dico adesso. Abbiamo visto il periodo 2008-2011 in cui sostanzialmente Formigoni e la sindaco di Milano Moratti, ma anche Tremonti, ma anche Berlusconi, ma anche insomma la politica litiga per il controllo dell'evento. Poi il secondo tempo, dal 2011 partono finalmente gli appalti fino al 2015, quando Expo si apre, che è la costruzione di questo evento con ciò che capita, quindi le inchieste, gli arresti, le aziende mafiose che vengono cacciate dai cantieri, le gare o malfatte, come nel caso del merchandising, o non fatte, come nel caso di Italy, che viene invitata senza gara, col rischio appunto che se tu inviti, se non fai una gara, dai soldi a chi conosci, a chi è amico tuo, a chi con perlomeno quel dubbio lì che resta. C'è poi il terzo tempo, e il terzo tempo è che cosa succede dopo Expo, perché Expo dura 6 mesi e nell'area di Expo sono stati buttati soldi pubblici, quindi di tutti i cittadini, che sono molti. Adesso non sono i 15 miliardi di euro che si erano previsti all'inizio, però almeno, cosa diciamo, almeno 2, 3, 4 per il sito, più tutte le opere connesse, autostrade eccetera eccetera, insomma un bel po' di miliardi di euro sono stati messi. Allora il problema è: che cosa resta dopo? Cioè, questo investimento che cosa genererà? Allora io parto da un'affermazione che mi ha fatto non un pericoloso sovversivo o un giornalista del Fatto Quotidiano o un sociologo di sinistra, ma che mi ha fatto il presidente di Arexpo. Arexpo è la società che gestisce le aree di Expo. Allora, ci sono 2 società, una si chiama Expo S.p.A. che gestisce tutto l'evento, l'altra si chiama Arexpo S.p.A. e gestisce le aree. Allora, il presidente di Arexpo mi ha detto: qui abbiamo un problema, cosa facciamo dopo Expo? Tra 6 mesi cosa ne sarà di quest'area dove sono stati buttati miliardi di soldi pubblici, quindi dei cittadini? Voi che siete qui seduti, se andate ad Expo pagherete il biglietto, costa 36, 37, 39, ma fanno anche gli sconti a 20, e se entrate dopo le 7 di sera 5 euro e si entra.
Ecco, se andate ad Expo, pagate il biglietto e quindi avrete dato il vostro contributo ad Expo. Ma anche se non ci andate, voi pensate di non pagarle, voi avete pagato. Ciascuno di voi, ciascuno di noi seduto qua, ha dato, adesso si potrebbe fare i conti, ma anzi i conti si potranno fare soltanto a consuntivo, perché non sappiamo quanti soldi rientreranno dagli sponsor e dai visitatori e quanti invece non rientreranno e quindi saranno pagati con le tasse degli italiani. Ciascuno di noi ha dato il suo contributo per Expo. Quindi diciamo siamo tutti soci di questa impresa e quindi abbiamo anche, come dire, diritto di metterci il naso e di chiedere conto di come sono fatte le cose. No? Ripeto, perché ciascuno di noi è a suo modo socio finanziatore di Expo e quindi, no? Facciamoci sotto, chiediamo che cosa è successo. Allora, cosa mi diceva il presidente di Arexpo? Mi diceva, di solito quando si fanno gli Expo, quale deve essere il ragionamento? Allora, io ho un'area, una parte della città su cui voglio investire, ho un progetto per il dopo, no? Per esempio, Siviglia, Barcellona, ma soprattutto Siviglia, no? Aveva aree della città da sistemare, da bonificare, da realizzare e allora dice approfittiamo dell'occasione di Expo dove arrivano tanti soldi, bonifichiamo un'intera area della città, facciamo i 6 mesi di Expo, finiti i 6 mesi di Expo abbiamo un pezzo della città nuovo che funziona. E questa è la cosa che in alcuni casi, non in tutti, è successo. Nel caso di Milano invece è successo il contrario. Prima si è fatto Expo, si sono buttati un mucchio di soldi e adesso sono lì che si arrabattano su cosa fare dopo, con il rischio che tra 5 mesi, quell'area lì, che è grande più di 1 milione di metri quadrati, diventi il più grande squat d'Europa, cioè il più grande area abbandonata dove se non hai l'esercito per controllarlo, no? Chiunque vorrà metterci dentro, fare un'occupazione, andarci a dormire, fare un rave party, qualunque cosa vi venga in mente di fare, lì si potrà fare, perché è un'area grandissima e incontrollabile. Perché? Perché sarà abbandonata, perché allo stato attuale, non dopo averci messo tutti quei soldi, non si sa cosa farne. E questo è il vero scandalo di Expo, perché appunto è fatto poi con i nostri soldi. Il vero scandalo, perché ora, se voi leggete i giornali, in realtà di bellissime idee ne trovate tantissime. Allora, pensate che è stato detto. Quell'area diventerà la nuova Silicon Valley italiana, cioè ci faremo un luogo dove arriveranno tutte le imprese che fanno ricerca, high-tech, alta tecnologia e lì concentreremo IBM, Accenture, piccole e grandi aziende, faremo gli incubatori, questa parola magica, no? Cioè piccole aziende, piccoli imprenditori che hanno delle buone idee verranno lì e potranno fare e lì faremo la Silicon Valley italiana. È una bellissima idea, peccato che non ci sia una lira per realizzarla. Il rettore dell'Università Statale di Milano ha avuto un'altra bellissima idea, ci portiamo lì tutte le facoltà scientifiche dell'Università di Milano. Bellissimo, perché pensate, lì ci arriva già le aziende, no, che fanno l'high tech e accanto ci facciamo tutti gli istituti, il campus universitario, meraviglia, e facciamo un'area di cui ci sono alcuni esempi, per esempio in Olanda, a Rotterdam, no, in cui c'è ricerca e impresa e università che si mettono insieme nella stessa area per fare, bellissimo. Anche questa è un'idea meravigliosa, peccato che non ci sia
una lira, anzi un euro, per realizzarlo. Anzi, allo stato attuale c'è un piccolo problema. Ci sono 314 milioni di euro di debiti. Perché? Perché per un'altra anomalia di Expo. Tutti gli Expo finora sono stati realizzati in tutti i paesi del mondo su aree pubbliche, cioè è il pubblico che dice, il governo, la municipalità che dice: quest'area la scegliamo, è nostra, ci mettiamo dei soldi pubblici, la valorizziamo e dopo resta pubblica per il bene dei cittadini, per il bene comune. È sempre stato fatto così. Milano ha un'eccezione. Expo Milano 2015 è stata fatta su aree private. Così noi abbiamo dovuto mettere i soldi per comprare delle aree che peraltro valevano niente. La storia delle aree è bellissima, perché voi non conoscete Milano, ma quell'area lì è una strana zona, uno strano territorio, chiuso tra due autostrade, il carcere di Bollate, il cimitero maggiore e l'ospedale Sacco, è un ospedale che c'è. Ecco, diciamo, era un luogo dove propriamente uno non ci sarebbe mai andato ad abitare se avesse potuto scegliere, no? Ecco, lì non abbiamo fatto molte ricerche, non abbiamo mai capito perché proprio lì. Ma Letizia Moratti, allora sindaco di Milano, e Roberto Formigoni, allora presidente della Regione Lombardia, non hanno mai messo in discussione questa cosa. Anzi, adesso Formigoni ci ha dato un'intervista per dirci no, che lui preferiva altre aree, ma è stata tutta colpa della Moratti che l'ha voluta fare lì. Vabbè, fatto sta che quelle erano aree private, quindi sono state comprate. Questo acquisto, allora, erano aree agricole, valevano tutte insieme, diciamo proprio, è più di un milione di metri quadri, quindi un'area veramente molto grossa, tutte insieme diciamo 20 milioni di euro a valore agricolo, facciamo 25 milioni di euro, siamo generosi, 25 milioni di euro, sono state comprate a 160 milioni di euro, già in queste cifre capite cosa è successo, insomma, qualcuno ci ha guadagnato, Expo qualcuno già ha guadagnato, sono i proprietari delle aree, essenzialmente il gruppo Cabassi e la Fondazione Fiera di Milano, che aveva i conti in rosso e che grazie a questa operazione ha sistemato i suoi conti. Questo è il, diciamo, terra, il, no? la cosa. Il problema è che appunto i soldi sono stati messi da tutti, le aree sono diventate pubbliche e l'ipotesi era: non importa, abbiamo fatto un investimento, ma lo recupereremo perché lo rivendiamo e ci faremo delle cose meravigliose. E allora cosa hanno fatto? Hanno fatto una bella gara pubblica, perfetta, bellissima, corretta, questa volta tutto a posto, la gara per vendere questo milione e oltre di metri quadri a un operatore che dicesse: ci metto io i soldi e ci faccio delle cose meravigliose. Sapete quanti si sono presentati a questa gara? Zero, nessuno. A novembre 2014 la gara è andata deserta e sono ancora lì che ci pensano. Adesso stanno facendo delle altre gare, ma in realtà delle gare di idee, perché le idee, come è noto, costano niente. E quindi le idee arrivano, sono bellissime, appunto facciamo la Silicon Valley. Ah, se voi avete visto magari qualche foto, qualche immagine di Expo, c'è il Decumano, che è una via, il nome è il nome della via delle città romane, è un Decumano che attraversa tutta quest'area, lunghissima, è lungo più di un chilometro e mezzo, ebbene hanno detto: sotto questo Decumano ci faremo il nuovo acceleratore di particelle, per cui quella zona lì diventerà una specie di CERN,
no? Quello CERN è in Svizzera, ma noi ne faremo uno con i soldi dell'Europa, eccetera, eccetera, perché c'è questa disponibilità, no, di questa lunga area sotto cui mettere questo acceleratore di particelle. Ci unite l'acceleratore di particelle, l'incubatore tecnologico, l'università statale, facoltà scientifiche e la Silicon Valley italiana, lì veramente nascerebbe una cosa meravigliosa. Ripeto, idea bellissima, chi paga? Allora, nessuno si è presentato per comprare l'area, e quindi diciamo ci vogliono, prima, per cominciare a giocare ci vogliono 314 milioni di euro. Metti lì e poi dici adesso comincio a giocare, e cioè ci vogliono 200 milioni per fare le facoltà scientifiche, altri 200 per fare il campus universitario, poi tu, se le aziende ci vanno lì devono avere delle sedi, perché poi ricordatevi, i padiglioni di Expo vengono tutti smontati, resta soltanto Palazzo Italia e la Cascina Triulza, cosa bella di cui magari dopo parliamo, che invece resta, ma tutto il resto viene smontato, quindi ci sarà una grande piastra di cemento, a proposito dell'Expo Verde ambientalista eccetera, una grande piastra di 1 milione di metri quadrati che va utilizzata, ma bisogna costruirci sopra. Ecco, questo è la terza parte del libro e il terzo tempo di Expo, ed è quello di cui, ahimè, sentiremo parlare nei prossimi anni. Come procediamo ora? Io spero, penso che l'infarinatura, insomma le chiacchiere che abbiamo fatto noi due abbiano fatto venire, non so, qualche voglia, per esempio, di fare qualche domanda. Noi siamo qua a disposizione. Se non ce le fate troppo difficili, ma anche quelle difficili proviamo. C'è qualcuno, non so come può funzionare, ecco, qui c'è un microfono, oppure potremmo dare questo microfono al pubblico, ve lo passate. Salve, io sono uno studente fanese appena tornato dall'Erasmus a Siviglia e volevo portare qua un esempio proprio sull'Expo, perché io studiando turismo ho potuto notare che Siviglia con due Expo del 29 e del 92 si è arricchita molto sul piano turistico, ossia che soprattutto con quello del 92 che ha portato non a raddoppiare, ma da 40.000 presenze turistiche attualmente ne hanno 20 milioni all'anno, e quello che dico io è che con tutti i padiglioni che sono rimasti, che sono stupendi architettonicamente, adesso meno moderni di quelli italiani a Milano, adesso hanno fatto biblioteche, cioè li hanno resi tutti usufruibili alla città, oltre ad averli costruiti dentro un parco enorme che era di un duca e che ha donato la città. La domanda che volevo fare era, io sono arrivato tardi, perché è stata scelta Milano? Io dico, l'Expo era d'Italia, come ha detto lei, si doveva fare su sostenere l'ambiente, nutrire il pianeta e tutto il resto, ma la cucina del sud Italia che noi abbiamo e tutte le terre, oltre alla solita giustificazione per gli appalti, della corruzione che c'è al sud, no? Qual è il vero motivo per cui non si è proposto un Expo al sud Italia o per portare anche ricchezza a quel mezzogiorno che adesso soffre anche sotto un livello culturale? Vai. Sì. Ma se io devo essere sincero, perché si sia scelta Milano rispetto a un'altra città? Si possono fare delle ipotesi, ma non te lo so dire. E all'inizio c'è stato un confronto tra Milano e Torino, anche Torino voleva l'Expo, ma evidentemente Milano è riuscita a aggregare un gruppo di interessi tra la Moratti, e Formigoni
e tutti gli industriali milanesi e quelli e le imprese interessate alle opere pubbliche, che è riuscita a mettere insieme un dossier di candidatura, una proposta che evidentemente era più credibile, perché il governo italiano, insomma, ha dato la sua disponibilità. All'inizio, quando è stato eletto, era Prodi, poi nel 2008 ritornò Berlusconi. Il governo italiano ha dato il suo appoggio, ma però l'Expo è un'iniziativa molto territoriale, cioè deve trovare l'accordo del comune, deve trovare l'accordo della provincia, deve trovare l'accordo della regione, deve trovare degli interessi delle aree. Evidentemente a Milano si è riusciti ad aggregare un nucleo di interessi così funzionale, insomma, a questa gara, a questa proposta, ed è quella che è passata. Io direi questo. Riguardo a Siviglia, è vero, è stata risanata, ristrutturata una parte della città, sono rimaste anche alcune aree, alcuni padiglioni abbandonati, e questa purtroppo è un po' la storia di tutti gli Expo, di tutti gli Expo che ci sono stati negli ultimi anni e soprattutto in Europa. E quindi, diciamo, la nostra la speranza di tutti è che in questa Expo milanese non abbia una eredità, diciamo, di padiglioni abbandonati, ma come spiegava, anzi padiglioni no perché li portano via, ma di landa desolata, abbandonata, perché come spiegava Gianni, al momento ci sono tirate fuori delle buonissime idee, ma chi abbia i soldi per finanziare queste idee non ci sono, insomma sono 314, poi diventano 340 perché c'è un rimborso forfettario di infrastrutturazioni, più altri, magari almeno altri 350 milioni di euro da mettere. Al momento o non li ha nessuno o non si vede chi li abbia. Voi tenete conto che a Milano lì c'è da edificare un'area, diciamo grosso modo la metà dell'area, 500.000 metri quadri da edificare, questo è il progetto che si può fare, i vincoli che ci sono, metà a parco all'incirca e l'altra metà. E fate conto che a Milano, secondo le stime degli uffici studi, ci sono solo nel terziario, cioè commerciale, uffici eccetera, 500, al momento 500 milioni di metri quadrati sfitti, inusati. Quindi voi capite che un immobiliarista, una struttura che voglia fare un investimento con queste cifre è abbastanza difficile da trovare al momento. Quindi il rischio, insomma, purtroppo è un po' quello lì. Sul turismo, anche qua noi ci auguriamo che ci sia un afflusso di turisti e che l'Expo sia un volano per il turismo, in modo da recuperare un po' di questi soldi che abbiamo speso, che poi devo puntualizzare, abbiamo speso tutti, ma purtroppo noi milanesi un po' di più, perché i soci della faccenda sono, insieme al governo che ci ha messo gran parte della cifra, ma anche Comune di Milano, Provincia di Milano e Regione. Quindi voi avete la fortuna forse di averci messo un po' meno dei milanesi, ma comunque sono grosse cifre, e speriamo che vada così. Al momento purtroppo le cifre di afflusso sono inferiori a quelle che la società stimava per riuscire avere degli introiti sufficienti a ripagare una parte dei costi. Speriamo che le cose migliorino, adesso siamo a due mesi, neanche due mesi, insomma c'è lo spazio perché si faccia di più, chi lo sa. Abbiamo ancora 5 minuti, mi dicono gli organizzatori, quindi se ci fossero ancora due domande velocissimissimissimissime, ma proprio dovete essere veloci, questo qui è il microfono, e se no chiudiamo, ecco, vengo io. Esula un pochino forse dalle vostre abitudini, però io sono di Milano, non vivo più a Milano da anni, volevo chiedere qual è la vostra percezione del milanese. Tu hai fatto un accenno al fatto che hanno pagato più degli altri italiani, volevo capire il milanese, qual è l'atteggiamento dei milanesi nei confronti dell'Expo, se si può provare a dare un'idea. Se ci sono altre domande raccogliamole velocissimamente, ecco ancora lì e poi dobbiamo chiudere. Buonasera, io volevo semplicemente riportare la cosa in un aspetto un po' più positivo. All'inizio avevate detto, ma se dobbiamo dire anche qualcosa di positivo sull'Expo, allora, corruzione, abbiamo speso tanti soldi, forse abbiamo, ma non è l'unica cosa, perché qualunque cosa si fa in Italia abbiamo visto che funziona così. Diteci, per rincuorarci un pochettino, ci andremo a mangiare magari con un po' più di appetito, allora, diteci se c'è qualcosa di bello veramente, qualcosa che merita e che servirà forse
un pochettino a darci una mano tutti quanti, grazie. Se c'è ancora qualcuno al volo, velocissimi, e poi basta. Basta, chiudiamo. Noi abbiamo anche noi 2 minuti. L'atteggiamento dei milanesi, i milanesi sono come in tutti i posti, alcuni contenti, alcuni scontenti, alcuni indifferenti. Certo è che si aspettava di vedere nella città che cambiava qualcosa, che ci fosse un clima, insomma, no, che turisti che arrivavano, gente, eccetera. Allo stato attuale non l'abbiamo visto. Io ad ogni tassista chiedo, ma lei, e tutti mi dicono no, a Expo sono andato una volta in un mese, ho portato soltanto clienti. Ancora non è decollato. Io ripeto, speriamo che decolli, che funzioni. L'altra cosa era la cosa positiva. No, di cose positive ce n'è. Dentro Expo ci sono alcuni padiglioni molto belli, vi dico alcuni che sono piaciuti a me, Marco potrà aggiungere i suoi. Non so, il padiglione dell'Austria, per esempio, è ricostruito un bosco con la vaporizzazione che abbassa la temperatura ed è diciamo un padiglione molto in tema l'argomento proposto da Expo, quindi l'ambiente, fatto a basso costo, no? Perché ci sono padiglioni che sono costati molti milioni di euro, quello con pochi soldi è stato fatto ed è molto anche impressionante perché tu giri dentro questo bosco ricostruito. La Cascina Triulza, che dicevamo prima, è una vecchia cascina che c'era già lì, che è stata ristrutturata e che diventerà la sede delle organizzazioni non governative e delle associazioni di volontariato e lo sarà nel tempo, anche finito Expo. Quindi ecco, è stata, ecco, quella sì, donata alla città, una cosa che resterà e che continuerà a far del bene alla città. Un'altra cosa che è stata fatta non nell'area Expo ma in città è la darsena. Se voi conoscete un po' Milano, avete sentito, Milano ha i navigli, era un sistema di canali di cui adesso sono sopravvissuti soltanto 2, che si incontrano in quello che era l'antico porto fluviale di Milano, la darsena appunto. Allora lì l'amministrazione precedente aveva deciso che ci sarebbe stato che cosa? Un bel parcheggio. Ecco, questa roba è stata stoppata e invece del parcheggio è stata rifatta e rimessa a posto la darsena, che è diventata, è stata aperta da pochissimo ed è diventato un posto, se voi ci andate, un posto molto gradevole, qui la sera c'è vita, c'è musica, c'è ragazzi che ci vanno lì a chiacchierare, i negozietti aperti fino a tardi, insomma un posto che Milano ha, di cui Milano ha ripreso possesso grazie ai soldi di Expo, ecco, quindi qualche cosa di buono c'è. E poi tanti altri padiglioni. Expo a lui non piace, a me piacciono i Luna Park, è un grande Luna Park, diciamo la verità. Quello che fa un po' tristezza è l'imbroglio. Cioè, ci hanno detto che doveva essere una roba con la carta di Milano, no? Che risolve i problemi della fame nel mondo, e francamente la carta di Milano è un po' un imbroglio, perché la firmi, tutti la firmano, tutti la firmeranno, ma anche lì è come le idee, no? Non costano niente, e siccome è una carta che non impegna, non dà vincoli a nessuno, ciascuno, anche i paesi che la firmano, poi non cambieranno nulla e quindi le cose andranno avanti come prima, e la fame nel mondo mi sembra che negli ultimi anni, invece che migliorare, è peggiorata. Ecco, questa è un po' la tristezza, ma dentro tante altre cose invece che sono anche positive. Leggete Excelsior, il gran ballo dell'Expo, ma non solo per i nostri diritti d'autore, ma perché, ripeto, perché voi tutti siete soci di Expo, lo pagherete con le vostre tasse, e quindi informatevi su che cos'è davvero Expo Milano 2015. Grazie.